Dunque, allora vi spiego com'è che è nata questa stranissima serata che parla di alcuni aspetti un po' particolari, misteriosi della musica. Allora, a dire la verità, al principio doveva essere una presentazione di un thriller parapsicologico e difatti, tra l'altro, vedo qua che c'è un critico letterario che è Sandra Tassi. Di questo romanzo per poi promuoverlo, ecco, come fanno poi tutti gli scrittori. E sostanzialmente poi questo romanzo mi ha dato l'aggancio su un'altra serie di argomenti che sono strettamente legati alla musica, ma anche lì c'è molta musica. E vi dico in sintesi che è la storia di un rapimento di una bambina che lavora all'interno di un circo da parte di un personaggio, non c'è niente di sgradevole, è un personaggio che è molto intelligente, però che ha sofferto molto quando era anche lui il bambino, una sorta di rivalsa nei confronti della società, un uomo di grande cultura, ama i romanzi storici di Bruno Tacconi per quello che riguarda l'Italia, o mica Gualtari, i poemi sinfonici di Ottorino Respighi e gli enigmi. E quindi questo rapimento è la scusante per proporre alla polizia degli enigmi e fare in modo che chi risolverà tutta una serie di enigmi che sono incastrati uno con l'altro scoprirà chi è lui, perché lui in qualche maniera vuole essere scoperto. Lo aiuterà un personaggio, una persona, una donna di una certa età, che è il presidente di un'associazione che si chiama La Sfinge, che raccoglie personaggi che sono appassionati di enigmistica, sono quelli che fanno anche, costruiscono le parole crociate, e che ha un potere paranormale, è una medium. Allora, come nasce questo Un pomeriggio da brividi? Nasce da un colloquio con una collega del conservatorio, Donatella Tocci, che insegna psicoacustica, la quale ad un certo punto mi dice che, ma questa era una notizia che sapevo già, ma lei in maniera diciamo più profonda, che negli anni 90 è iniziata una ricerca molto particolare con l'utilizzo di un'apparecchiatura medica che è la risonanza magnetica funzionale per vedere in quale modo il cervello reagisce ai suoni. Io tra l'altro sono riuscito a recuperare adesso qua con i potenti mezzi, io non è che sono tanto bravo con l'elettronica, speriamo, ma vi ho portato alcune fotografie di questi esperimenti che stanno facendo per farvi capire. Allora, in questi esperimenti per caso hanno scoperto che il cervello sostanzialmente attiva dei neuroni diversi a seconda di quello che è il tipo di musica che noi ascoltiamo. E qui possiamo vedere, ecco, queste macchioline rosse, gialle, eccetera, sono gli esperimenti che sono stati fatti su degli individui con dei suoni consonanti, con dei suoni dissonanti, forte, piano, eccetera, eccetera. Qui ce n'è anche un'altra più particolare, no? Dove mette in evidenza che cosa? Sostanzialmente l'attività elettrica del cervello. Finché nel 1993 questo gruppo di studiosi annuncia una teoria. Una teoria che si chiama effetto Mozart. Perché? Hanno preso un gruppo di studenti universitari, volontari, l'hanno divisi in due gruppi, messi in due stanze separate. In una di queste stanze, sulla filodiffusione, hanno fatto ascoltare un brano di Mozart scelto a caso. Nel loro caso fu il concerto per due pianoforti KB448. Dall'altra parte c'era il silenzio. Immediatamente dopo hanno fatto un test di intelligenza e attraverso questa macchina hanno potuto registrare anche qual era l'attività elettrica del cervello e hanno scoperto che chi aveva ascoltato Mozart aveva un'attività elettrica che momentaneamente era cresciuta. Erano momentaneamente diventati più intelligenti.
avevano una capacità cognitiva che era diversa da quella che avevano prima del test. Quindi un qualche cosa di molto particolare. Perché? Perché il cervello in qualche maniera pareva più attivo e soprattutto questa sensazione di piacevolezza. Tra l'altro, nel confronto di studenti universitari, non tutti sono avvezzi a godere della musica di Mozart, forse magari con altri generi. Comunque, provavano una sorta di piacevolezza che derivava dal fatto che questa composizione scelta a caso di Mozart stimolava anche le endorfine e quindi l'ormone della felicità, chiamiamolo in qualche maniera. Ormone della felicità che, come voi forse sapete, favorisce anche un'altra cosa, favorisce che cosa? La forza del nostro sistema immunitario. Sostanzialmente, quando noi siamo felici e allegri, e noi musicisti, grazie a Dio, lo siamo sovente, diciamo, durante la giornata, sono più le ore, io parlo per me, sono più le ore che sono felice che quelle che sono triste, si è più forti, la malattia non ti prende, se hai una malattia guarisci prima. Ecco, sostanzialmente vuol dire questo. Con questo discorso che mi fa Donatella Tocci mi viene in mente, non vi faccio vedere la fotografia perché è comica, comunque io alcuni anni fa ho vissuto negli Stati Uniti, a Miami in modo particolare. Mi ha riportato alla mente un incontro che ho avuto con il portavoce della tribù dei Seminole in Florida. Abbiamo parlato di alcune cose, compresa la musica, e questo portavoce mi ha dato alcune notizie storiche che io non avevo. Tra l'altro, questa tribù è l'unica che non ha sottoscritto l'adesione agli Stati, no, Uniti, quindi loro lo riconoscono, per dire, no, Trump non lo riconoscono come loro presidente, perché loro sono americani, gli aveva fatto la riserva indiana all'interno delle paludi, no, in Florida, perché quelli che non erano stati uccisi con pistole, fucili e cannoni ci pensavano gli alligatori, no? Quindi avevano fatto la riserva. Sostanzialmente gli indiani sono sopravvissuti. Gli indiani delle pianure fanno le tende, loro hanno incominciato a costruire le loro case sugli alberi, le spoglie che erano per terra come giaciglio sono diventate delle amaca. La loro pelle è stranissima perché io sono stato alcune volte anch'io a caccia di alligatori, chiamiamola così, e la loro pelle sembra cuoio, cioè noi tutti pieni di autanni, di spruzzi da tutte le parti per evitare le zanzare, loro con la maglietta e le maniche corte non c'era una zanzara che li bizzicava. E mi parlò della musica in genere degli indiani d'America. Intanto mi disse che tutti i loro canti sono accompagnati da questo suono ripetitivo dei tamburi, perché il tamburo è il cuore della madre terra, è un mezzo che loro utilizzano. E questo, vabbè, ve lo fa vedere perché ha una faccia simpatica costui, ah, vediamo se riesco a prenderla subito. Eccolo qui, costui è il portavoce della tribù dei Seminole, cioè faccia indiana ma ormai mezzo americano, diciamo. Mi disse che i canti indiani, i loro canti indiani, non nello scimmiottamento che stanno facendo le ultime generazioni, dove prendono un modo di melodizzare anglosassone sul quale mettono poi parole riferite alla loro storia, i loro canti antichi sono preghiere che in maniera più efficace vanno, viaggiano verso il grande spirito, verso Maria. E poi, con fare convinto, mi disse che la musica era in grado di guarire, era in grado di intervenire sul corpo. Io mi sono ricordato a questo discorso della Donatella Tocci, la quale dice: guarda, che alcune frequenze, alcune sonorità, perché la musica poi è un'organizzazione di sonorità, è vero? Interagiscono con l'inconscio, stimolano le endorfine, l'attività elettrica del cervello. Poi mi disse un'altra cosa strabiliante, che i canti degli indiani, alcuni canti sacri specifici, erano in grado di chiamare la pioggia. C'è una danza particolare che richiama le nuvole. Beh, voi non lo sapete, ma nel 1996 in Alaska il governo americano attivò un progetto AARP, si chiama, con l'H davanti, che tra l'altro, se c'è qualcuno dell'Unione della Russia o della ex Unione Sovietica, si ricorderà che questa attivazione del progetto
Arp in Alaska, creò una grande agitazione, perché hanno sostanzialmente una parte del territorio abbastanza isolato, tempestato questo territorio di antenne per creare delle frequenze, delle alte frequenze, bombardano la ionosfera perché hanno scoperto che la ionosfera, da un'intuizione tra l'altro di Nikola Tesla, si surriscalda e produce che cosa? Delle perturbazioni atmosferiche, quindi il controllo del clima. I russi si sono infariti perché dicevano: no, tu non stai facendo questa ricerca per andare a far piovere nello Stato che magari da tanti anni che non piove per l'agricoltura, tu lo utilizzi a fini militari, tu sei in grado di scatenare, no, tempeste tropicali, cicloni, eccetera, eccetera. E quindi il nostro caro amico indiano che mi dice: guarda che ci sono alcune frequenze che noi siamo in grado di chiamare la pioggia, a quale praticamente non credevo. In verità, dal punto di vista scientifico, sembra che sia una cosa possibile. Quindi la musica, per farla breve, ecco che mi dà lo spunto, da un thriller che passo a un colloquio, mi dà lo spunto per dire poche cose, perché poi sentiremo, faremo degli esempi concreti, per dirvi che la musica c'ha qualcosa di misterioso, ma c'ha qualcosa di misterioso da sempre. La nostra musica, quella occidentale, da che cosa deriva? Deriva da un matematico, da Pitagora. La leggenda dice che incidentalmente, io non so se si trovava in una caupona, come li chiamavano i latini, il bar, il pub, diremo noi oggi, con una grande anfora, non so se piena di acqua o piena di vino, incidentalmente qualcuno la colpisce e Pitagora sente un suono. Da quell'anfora viene travaso acqua, vino in una brocca, incidentalmente viene colpita una seconda volta e cambia il suono, questa volta è più grave. E quindi Pitagora si incuriosisce e dice: ma com'è questo fatto? Prima è così e poi è così. Dal punto di vista scientifico è difficile fare esperimenti su un afro che ha una forma, no, diciamo un pochettino complessa, lo spessore dell'argilla, costruisce il primo strumento musicale, una cassettina di legno sulla quale viene tesa una corda che è un erbo di bue attaccato a un peso. Lui pizzica questa corda e mette un suono e poi comincia a fare degli esperimenti con una sorta di ponticello, come quello che noi usiamo nel violino, no? Abbiamo ancora noi il ponticello, lo mette esattamente a metà e si rende conto che ha lo stesso suono, ma all'ottava superiore. Lo sposta un po' verso sinistra, due terzi, tre quarti, e ha altri suoni che sono consonanti con il primo. Sarà, se questo è il Do, sarà il Fa, sarà il Sol. Io qui dovrei avere una scala pitagorica, vediamo un po' se si vede, piccolina, è un po' piccolina ma comunque si riesce a capire che da questo suono, attraverso delle frazioni precise, si ottengono degli altri suoni e quindi nasce la scala pitagorica. Perché Pitagora e i pitagorici affermavano che tutto il creato, tutto l'universo seguiva delle regole, delle leggi ben precise, delle regole che erano matematiche, e quindi anche la musica seguiva le stesse regole, e questo diciamo sembra dimostrato. Ma non sono solamente i pitagorici a pensare che tutto il creato segue determinate regole, più che altro delle regole matematiche. Qua vedo qualche musicista in conservatorio, abbiamo studiato la sequenza di Fibonacci, per esempio, che viene applicata anche nella musica. Ma soprattutto adesso vi darò un colpo di scena da questa borsetta, che è un oggetto di scena, appunto, dove estrarrò un libro particolare. So già che sa trattarsi, ci vuole aprire. È un libro che non ha titolo, è un libro che non è in commercio, con le sue pagine ingiallite e dove ci sono vari simboli e dove ci sono delle note musicali. Se non sei un massone, tu non hai questo libro. Io non lo sono, ma per mia fortuna
da un signore che svuotava una soffitta, l'ho riconosciuto all'interno di uno scatolone, lui non l'aveva riconosciuta, io l'ho acquistato immediatamente, quindi sono tra i fortunati che ho quello che è il libro nero della framassoneria, e cioè questo libro qua. Anche i massoni, quindi, come Pitagora, pensavano che ci fossero delle leggi create dal grande architetto che governavano, diciamo, tutto il creato. Se voi un giorno particolare, o a sapere per quale motivo, entrerete in una loggia massonica, la prima cosa che vi colpirà sarà il pavimento. Il pavimento è fatto a quadrati, bianchi e neri, ma non perché ci sia la moglie del massone casalinga che gli piace in modo particolare, perché questi quadrati riecheggiano che cosa? Riecheggiano quelle che sono delle progressioni matematiche. E la prima, io dovrei avere qua una figurina, sperando di trovarla, ecco. La prima progressione dove dice la leggenda erano incise su una pietra alle cascate del Nilo, fu quella elaborata dall'illuminato Zarathustra. Noi musicisti conosciamo anche un celebre brano, di Richard Strauss, così parlò Zarathustra. Questa progressione matematica. Loro svilupparono delle determinate progressioni e forse la più famosa è quella che Pompeo della Corte scoprì a Pompei, che è questa, su una colonna, nella palestra che è vicino all'anfiteatro che ancora oggi noi possiamo visitare a Pompei. È fatta di parole rotas, opera, tenet, arepo, sator. In qualunque modo noi lo leggiamo, sono sempre queste quattro parole che si ripetono, il cui significato di chi ha fatto questi studi è che sator, il seminatore, colui che crea la vita, quindi il creatore, tenet e arepo, no? Governa e giudica, rotas opera l'universo e quindi il creato. I massoni andarono ancora avanti da questi che si erano definiti quadrati magici e vediamo se troviamo quello matematico. Lo so che non sono bravo io con queste cose qui. Eccoci finalmente, ok. Quadrato magico, questo è un quadrato magico specifico riferito al sole, al portatore di luce. Sei caselle per lato, in qualsiasi modo voi sommate questi numeri, qui da noi c'è, vedo un ingegnere che forse potrà aiutarci, la somma è sempre la stessa, viene sempre fuori il numero 111. Inizia con il numero 6. C'è qualche ebreo tra di noi? Comunque se non c'è ve lo dico io. Il numero 6 nella cabala ebraica, ma anche per noi cristiani, ha un significato particolare. Perché? Perché il sesto giorno è stato creato l'uomo. L'uomo imperfetto nei confronti della perfezione del suo creatore. Ha un significato particolare questo quadrato magico del sole, che ha anche il suo corrispettivo musicale. Vediamo se era prima o se era dopo. Eccolo qua. Ha la sua corrispettiva, viene detto della sesta, perché si va a un intervallo di sesta, e forma un accordo di undicesima. Fa sempre riferimento alla scala diatonica, alla scala pitagorica. Non ci sono né diesis né bemolli. Però, torniamo un attimo a quella che abbiamo visto prima, questa, quella fatta con i numeri, e il quadrato magico, sia questo che quello musicale, e questo mi serve per introdurre il primo brano che verrà eseguito di Erik Satie, è il quadro magico più inquietante. Perché? Perché se noi sommiamo tutti questi numeri, tutti questi 111, abbiamo un numero particolare che è il numero 666. Il quadrato magico del sole, il sole viene definito portatore di luce,
Ma noi conosciamo un'altra persona, chiamiamola così, che è il portatore di luce, che è Lucifero. E quindi questo quadrato è inquietante in modo particolare perché, anche secondo i pitagorici, 3 volte il numero, che quindi è la perfezione del numero, il 6 vi ho detto che è il numero dell'imperfezione, perché quando è stato creato l'uomo, vuol dire la perfezione della imperfezione, e quindi è il numero del male. Un compositore e pianista contemporaneo di Claude Debussy e Erik Satie. Personaggio veramente particolare, era già un pochettino strano quando era studente al conservatorio. Lui faceva queste. Dunque, qui io, Stefano e altri, noi abbiamo studiato composizione ai nostri tempi. E noi che cosa si faceva al principio? Si fanno degli esercizi cercando di copiare i grandi, no? Tutte le arti e così. E si copiano le strutture, si copiano le forme. C'è il maestro che ti dice: devi farmi una romanza senza parola che assomiglia un po' a quelle che ha fatto Schumann, di modo che tu imparerai, devi sapere bene la forma sonata e poi inizierai tu a farmi qualche cosa che assomiglia alla forma sonata. Abbiamo addirittura un esame sulla fuga, studiamo Bach, anche noi facciamo la nostra fughettina, abbiamo addirittura un esame. Anche al tempo di Erik Satie avveniva la stessa cosa, ma lui procedeva, come tante volte procedono i geni, per una sua strada indipendente. Tant'è vero che i maestri incominciarono a sgridare: devi fare i compiti come fanno tutti gli altri, seguendo una forma, una struttura. E lui cosa compose? Un pezzo per pianoforte dal titolo In forma di pera. E quindi, no, aveva dato una forma. Bene, questo è Erik Satie a Parigi, uomo particolare, vi dicevo, di cultura e sensibilità molto manifesta. Si avvicina a un ordine segreto e ermetico che era a Parigi a quei tempi, che è l'ordine dei Rosa Croce. Dicono che sono gli eredi di un cavaliere Rosenkreuz, che era un cavaliere del Santo Graal, un templare, depositario di segreti particolari. E lui diventa il cantore di questi Rosa Croce. E comincia a scrivere delle musiche che sono ancora più strane di quelle che aveva scritto in precedenza, con degli accordi che fra di loro sembrano completamente slegati, non hanno alcuna forma, con delle melodie che vengono ripetute all'ottava, che sembrano quasi una declamazione, direi gregoriana, sembra invece del pianoforte, sono originali per pianoforte, sembra di sentire qualcuno che declama, che canta qualche cosa, come se fosse un priore, un gran maestro. E lui compone queste Trois sonneries de la Rose Croix, dove appunto descrive musicalmente una loro celebrazione con l'ingresso degli illuminati, con l'ingresso del gran maestro e con l'ingresso del priore. Ascoltate attentamente questa musica. Liberate il pensiero da qualsiasi cosa, ascoltatela attentamente. Io ci ho studiato sopra, ma non sono riuscito. Non ho capito se questi numeri o altri, ce ne sono tanti di questi quadrati magici, corrispondono a frequenze, corrispondono a note. Sicuramente in questa musica qualche cosa c'è di occulto che noi non possiamo sapere perché non facciamo parte, diciamo, di queste società segrete. Però in ogni caso avremo questa strana sensazione.